I Love Rock and Roll qui su TRS Radio, sempre nel collegamento con Caramagna Piemonte allo Sketchmate Rural Art Festival. Mamma mia, un applauso subito. A fine della giornata siamo riusciti a dirlo. Comunque, allora, è tornato un pochettino, è andato un pochettino via il sole, ma sarà perché è andato via Davide, secondo me. Esatto. È tornato a Cavalier Maggiore, allora il sole l'ha seguito, secondo me. Se l'è portato via. Esatto. E niente, qua tra l'altro hanno tirato fuori tutte le vespe che c'erano nel garage, perché ovviamente per paura della pioggia l'hanno lasciate dentro. Le hanno tirate fuori, quindi se siete ancora in tempo per venire a vedere questa mini esposizione di vespe d'epoca. Prima che mettiamo dentro Luca e lo spediamo giù da un dirupo, esatto, dentro, esatto, l'ape. Ma secondo te posso salirci sopra? Secondo sì, me sì. Devi, secondo beh, me devi. Faccio un giro di tutte le vespe e ti dico cosa c'è scritto sulle vespe, che okay. Vespe sono. Perfetto, va dai, bene. ci sta, ok, molto bene. Oh, però se poi mi picchiano mi vieni te. No, tu vai, salviamo noi. Sì, vai, già capito. Parto da quella col mortaio o quella lascio per l'ultima col botto? È vero, parti dall'altra blu così l'altra l'ultima col botto. Allora, parto dalla vespa. Beh, questa secondo me è una vespa classica, no? Sì, forse i pedali. Ah, è vero, non l'avevo neanche visto. Penso te. Ma come hai fatto a vedere? Non li vedo io di qua. Guarda qua, questi sono i pedali. C'è anche un graffio sulla fiancata, volevo dirvi. E la fa d'epoca così. Fa d'epoca. Sì. Sono comunque tutte vespe. No, alcune di queste sono vespe delle nostre Carmagnola. www.lenostrevespe.it. Quindi il gruppo di Carmagnola. Sito. Esatto, gruppo di Carmagnola. Qualcuno ha una coccarda di Carmagnola, carmagnolese. Poi abbiamo una Vespa 50. Cosa abbia di particolare? Non lo so, perché io non. Io vedo che ha le ruote. Potrebbe essere un'idea. Beh, è una particolarità. Non ha i pedali. Sicuramente non hai pedali, vi piace adesso bene su questa? Sì, molto. Sì, perfetto. Sì. Quindi dopo... Poi questa. Allora, questa è una Vespa col sidecar. Il tra l'altro c'è. Ha partecipato a un raduno, credo. La più bella sei tu. Aveva il numero 45 ed era il 2-3 settembre 2017. Ecco. Ma la particolarità. C'è un ma. Intanto un casco, C'è il casco, quindi volendo potresti anche prenderla e andare da qualche parte subito. E poi togliamo la polvere, lo scopino, perché dice, giustamente essendo una vespa d'epoca bisogna pulirla, coccolarla, quindi puoi vespolverarla. No, oh, mamma questa, mia, cioè questa è veramente qualcosa. Io di io avrei una proposta per quest'estate. Andremo con quella in giù a Gallipoli, no, a Gallipoli. Secondo me dovreste andare con questa a Gallipoli, esatto, quella, che così salite tutti dietro. Ah, quindi ci abbiamo l'autista di posti. Però quella è un'ape. 1956. Mamma mia. Probabilmente sono gli anni che ci metteremo ad arrivare da lì. Questa fa parte dell'Ape Club d'Italia, 70 anni di Ape Club. Euro Ape Codroipo 2017. Poi c'è l'ultima. Secondo me questa è la migliore, ma in quanto solo perché trovo molto difficile salirci sopra, perché avreste praticamente il cos'è, un obice, cos'è? Un obice, cos'è? Vabbè, un bazooka, cos'è? Praticamente in mezzo alle gambe. Non so e potrebbero venire in mente molte battute. Questo non è, esatto, non è una bella cosa. E con questo ho chiuso la vostra rassegna delle vespe che ci sono qui. A una retro automatica, basta sparare la retromarcia e c'è. Il rinculo. E lì sai dove arrivi, guarda. Infatti. Va bene, abbiamo anche fatto, diciamo così, la parte. Il quadro della la situazione. La parte vespistica. Molto bene.